Questa persona è rimasta bloccata nel lago di ghiaccio e non è più riuscita a uscire. Ma lo vedremo tra poco. Oggi vedremo i migliori fail e cose che nella storia non si devono più ripetere se non volete farvi male. Ok, per i meno deboli di cuore. Oh mio Dio, già cosa sto vedendo? Non guardate questo video perché vedrete gente che si fa male, gente che rischia la propria vita. Perché? Perché è stupida. Cioè, non proprio, anche perché magari comunque sia non è fatta apposta, come questo pescatore che tra un po' io lo... L'ha preso in testa. Ma come fa a prenderlo in testa, dico io. Attenzione, oddio. Oddio, un van sta trascinando la... Ma che cosa sto vedendo questo col trattore? Ma che ca... Vabbè. Non facciamoci domande, queste robe succedono solo in Africa. Vabbè. Perché c'è una macchina incastrata in un lago di ghiaccio? Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Sta volando sta roba, oddio, una bufera di neve. Oddio. No, vabbè. Calma, raga, calma, perché ancora ne abbiamo lunga, ancora ne abbiamo per molte, quindi stai calmo, Crazy. No, sta roba non è vera. Come c'è finito? Oddio, raga, il van sopra la macchina. No, vabbè. Oddio, il forno a fuoco. Il forno a fuoco è preso. No. La pizza a fuoco, ma cosa? Ma licenziatelo. Oddio. Ma che cazzo? Un'altra roba. Questo col muletto, oddio. No, raga, in metro il fuoco, troppo veloce. Non sto capendo, troppe immagini. Ma perché? Nel treno, sta prendendo a fuoco il treno. Ma cosa sto vedendo? Ecco un idiota che ordina 20 hamburger e li paga pure. Vabbè, il panino con 20 hamburger. Il panino con 20 hamburger, sei un cazzo di ingegno, fatelo dire. Ma tutti siamo qua per vedere un'unica clip. L'uomo che rimane intrappolato sotto il ghiaccio. Ed è una stupidata, perché questo tizio, raga, semplicemente voleva fare una gara di nuoto. Guardate bene, doveva arrivare fino al traguardo che vedete qua in alto. Attenzione, attenzione, perché tra un po' vedete che non ce la fa. Devia e non riesce più a trovare la strada. Guardatelo, non ce la fa. Non trova più la strada, raga. La gente cerca di dirgli: oh, siamo qua. Guarda il panico che scatta. Guarda qua, non riesce più a trovare. Ma che fine farà questo tizio? Lo vedremo tra poco. Raga, fermi un attimo, perché prima di continuare dobbiamo parlare di Bitrefill. Bitrefill è una piattaforma che ti permette di trasformare le tue cripto in saldo per comprare qualsiasi cosa. E se dico qualsiasi cosa, è veramente qualsiasi cosa. Potrete comprare Amazon Card, fare la spesa, carburante, alloggi su Airbnb. Pensate che ha oltre 10.000 negozi. Cioè, ma voi ci pensate che potete fare la spesa con le cripto? Raga, se avete un portafogli cripto è veramente la rivoluzione. Registrarsi è molto semplice, ci vogliono 2 secondi e non richiede verifica. Inoltre, se usate il codice CrazyMad vi ritorna il 5% indietro. Cioè, significa che se fate la spesa da 100 euro, 5 euro vi tornano indietro. Cioè, follia. Raga, mi raccomando, se volete supportarmi, primo link in descrizione. Iscrivetevi tutti e scrivetemi qua sotto nei commenti: l'ho fatto ed io vi lascerò un cuoricino. Mi raccomando, ragazzuoli, ci tengo. Adesso guardiamo questo van con 30 metri di neve sopra, dico io. Ma dove sono? In Russia. Cioè, non ho mai visto così tanta neve. Fa pure ridere, raga. Cioè, ma cosa sto vedendo? Cosa sto vedendo? Guarda qua, le macchine seppellite nella neve. Vogliamo parlare di sto tizio che riempie l'acqua dalla cisterna del camion? Ma dico io, ma cosa sto vedendo? Vabbè, questo camion sta scendendo da sta specie di ponte, ma guardiamo attentamente cosa sta succedendo. Oddio, attenzione. Oddio, raga, cosa sta succedendo? Sta andando indietro, attenzione. Cosa sto vedendo? Oddio, ma perché? Avete presente le live su TikTok che si possono mettere un sacco di like? Questo tizio ha una macchina dei like. Cioè, guardate qua, guarda qua il dito come gli mette like. Lui mi si mette lì e il dito gli trema e mette 30.000 like. Cioè, bellissima, la voglio anch'io. Si banneranno, ma la voglio anch'io. I laghi di ghiaccio sono veramente pericolosi. Guardate questi poveri due pesci che sono rimasti congelati, raga. Sono rimasti congelati sotto il lago di ghiaccio. Adesso questo pescatore li sta prendendo, però che brutta morte. Cioè, immaginatevi andare in un lago di ghiaccio e vi si congela il sopra. No, raga, è un panico assurdo. Cioè, oddio, mi fa troppa paura sta roba. Ok, credo che non mi farò mai il tuffo nel lago di ghiaccio. Ho una nuova fobia adesso.
Ma passiamo a qualcosa di divertente. Guardiamo. No, gli è caduto tutto. Guardiamo il papà. Oddio. Oddio, cosa ho visto? Non facciamoci domande. Questo tizio in un museo, bro, costa più di te sta roba. Vabbè, vabbè. Cosa fa sto tizio? Oh, che dolore. Che dolore, che dolore. Questi ombrelli li conosciamo tutti. No. Ci è volato l'ombrello. Cosa sta facendo? Ma come grida, raga? Ma come... Ma bro, ma sei su un gioco! Ma no, puoi gridare così, vabbè. Guardiamo questo tizio, la macchina se ne va all'indietro, No! Che pirla, vabbè. Vabbè, quest'altro poi. Attenzione. Gli è volato il telefono. Gli è volato il telefono solo perché gli ha bussato alla porta. Non vorrei essere nei tuoi panni. Sono di tagliargli il telefono e guardate. Ma come ha avuto paura. Ma bro. Guardate questa tizia, si sta scacchiando. Che figura di merda. Quando vuoi uscire da modella, Bellissimo. Lo abbiamo fatto tutti. Gli si sono rotte le cose. No, che delirio, vabbè. Oh no, la scultura che cade poi è la roba più epica del mondo. Il vetro. Oddio, no, troppe cose. Però è arrivato il momento di sapere cosa fa sto tizio, com'è finita. Cercano in tutti i modi di aiutarlo, ma per fortuna, regà, aveva una corda di salvataggio. Per fortuna la corda ha fatto quello che doveva fare ed è riuscito a uscire dopo oltre un minuto sott'acqua. Stava rischiando di morire. Ora io mi chiedo, ma sei pirla, ma perché l'ha fatto, regà? Cioè, ha rischiato di morire e voi lo fareste sì o no? Ma perché vogliamo parlare di questo ragazzo bloccato nel tombino? Ora io mi chiedo, ma come si finisce così? Cioè, devi star male per finire in questo modo, regà. Come lo hanno tirato fuori? Cioè, no, mio Dio, veramente. Mi viene l'ansia solo a guardare sta foto. Non mi immagino chi è lì. Anche quest'altro uomo bloccato nel tombino. Ma perché questo che è caduto? Cioè, ma dico io, ma qua c'è da denunciare proprio il governo. Ma come fai a mettere un tombino che... Vabbè, lasciamo stare, va. Attenzione perché questo tizio ha trovato il modo su come non far graffare più la macchina. Guardate attentamente, Metti i polli di gomma e... Ma perché? Ma sei... Vabbè, va. Lasciamo stare. Cosa fa sto tizio? Non tagliarti sotto. Oddio, non tagliare. Non tagliare che cadi. Se tagli, cadi. Ok, vabbè, era uno scherzo, raga. Calma, calma. Oddio, che sto vedendo? Il carrello appeso con il filo. No! Ma se siamo fuori. Ma questi sono fuori. Quando andate a mangiare nei ristoranti, accertatevi che il peso sia, insomma, equilibrato. Se non volete finire come questi tizi qua, guarda qua. No, poverini, raga. Oddio, tutto il cibo è andato per aria, no. A proposito di persone bloccate, guardate questa famiglia come si è ritrovata, Guardate attentamente, 3, 2, 1 e... Vabbè, cioè... Come escono? Come escono, raga? Cioè, la neve è in tutta la porta. Ma stiamo scherzando? Ma che è sta roba? Che non possono uscire di casa. Sono bloccate in casa. No, vabbè, fuori di testa, cioè. Dovete stare molto attenti alla neve perché potrebbe finire veramente male. Guardate questa signora che sciava. Che fine ha fatto? Cioè, guardatela, è finita sotterrata nella neve, ragazzi, non si scherza, Cioè, guardate come dice, aiutatemi. Dice, help me, aiutatemi, aiutatemi. Cioè, raga, veramente grave. Raga, che roba incredibile. Cioè, io tremo solo a vederla. È andata proprio sotto la neve. No. Da notare come dice help me, guardate. Per fortuna adesso la signora sta bene. Ma questo video finisce con persone veramente rimaste incastrate. Guardate qua questo camion. Poverino, regà. Cioè, ha scassato un intero camion. Guardate quest'altro. No, vabbè, io voglio sentire l'altro. Scassano il camion. No, guarda quest'altro. Ma poi un sacco di persone. Quest'altro... No, raga, cioè rimangono incastrate. Ok, 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 quest'altro meglio rispetto a... Oddio. Oddio, cioè c'è chi si ferma in tempo, Guardate quest'altro, si è fermato in tempo. Per fortuna, questo grave, no. E
pesantissimo. Ok, 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 credo di non voler mai fare il camionista. Nuova fobia sbloccata. E c'è anche chi è rimasto bloccato nella strada per quanto è lungo il camion. Guardate questo tizio, cioè deve girare ma non ce la fa. Adesso questo camion si sta esplodendo, per quanto però, dico, è dovuto salire sul... Oddio no, raga, che situazione di merda, cioè, che situazione di merda, non vorrei essere al suo posto. Poverino, la strada sarà da 5 metri e sto camion è 12 metri almeno. No, vabbè, guarda qua. Oddio, cioè, non ho mai visto un camion piegato così. Ma stiamo scherzando. Raga, guarda il camion che perde pezzi. No, vabbè, follia, follia. Oh mio Dio, ha scassato un camion. Vabbè, complimenti. Dopo questa reazione credo che ho sbloccato nuove fobie. Adesso ho paura a rimanere incastrato. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. E se anche voi, anche solo per un secondo, avete provato paura. Cioè, se non l'avete provata, raga, non siete umani, fidatevi. Noi ci rivediamo ad una prossima reaction. Iscrivetevi al canale e lasciate un like. Bella, raga. Che paura.